La fabbrica non può guardare solo all'indice dei profitti, deve distribuire ricchezza, cultura, servizi, democrazia. Adriano Olivetti resta una delle figure più rappresentative della storia dell'impresa e dell'economia in Italia. A lui gli studenti del Liceo Galilei, il Dipartimento di Economia del Polo Scientifico e Didattico di Terni, il CESVOL, l'ARPA Umbria e Confindustria hanno dedicato un ciclo di iniziative dal titolo L'umanesimo non può tramontare, Adriano Olivetti e l'economia civile. Tra queste iniziative, lo scorso 23 aprile è stata inaugurata una mostra bibliografica presso la Biblioteca Comunale di Terni, che resterà aperta fino al prossimo 12 maggio. L'iniziativa è un'iniziativa che è partita l'anno scorso, dopo una conferenza della professoressa Cristina Montesi, che esponeva i concetti dell'economia civile. Siccome in questo periodo di crisi era importante riflettere su un altro modello economico, abbiamo cominciato a studiare Adriano Olivetti. Fatto questo, presa questa decisione, sono cominciati i contatti con l'università, ci sono state lezioni preparatorie al gruppo dei ragazzi che avrebbe poi portato avanti un progetto insieme all'università, insieme poi a nuovi soggetti che sono entrati in corso d'opera, come appunto il CESVOL, l'ARPA, Umbria, e insieme abbiamo appunto prima approfondito il tema. Poi abbiamo scelto di fare delle iniziative sul territorio. Un'iniziativa sul territorio è stata l'allestimento della mostra, approfittando del grandissimo fondo che aveva la BCT di Terni, quindi in BCT, con visita guidata di ragazze preparatissime che hanno studiato i temi, i testi, i temi, e soprattutto hanno allestito la mostra insieme alla dottoressa Paola Amaraldi in BCT. Poi abbiamo organizzato la confezione di un video con Marco Coppoli. E anche questo ragazzi che in alternanza hanno lavorato alla produzione di questo video, originalissimo, molto interessante, un taglio tutto particolare, calibrato sui ragazzi, i ragazzi che affrontano il tema di un nuovo modello economico che a loro è del tutto sconosciuto e quindi li ha anche sorpresi. E poi c'è stato un convegno al Palazzo Gazzoli, anche questo preparato con mesi di studio da parte dei ragazzi e poi l'intervento di specialisti del settore, dal punto di vista universitario, del settore economia civile, Adriano Olivetti. E abbiamo avuto anche, diciamo, la presenza del presidente di Confindustria, Antonio Alunni, che ci ha, diciamo, un po' ha creato questo legame tra un'attività scolastica e il mondo economico in modo, insomma, illustre. E adesso c'è stata anche una tavola rotonda che ha coinvolto gli industriali di Terni e l'università e l'ARPA, sempre sul tema economia civile. E poi ora avremo, cioè, l'ultimo appuntamento è quello al CESVOL, con una conferenza sempre su questo tema che abbiamo voluto approfondire proprio intenzionalmente per offrire anche alla città uno spunto di riflessione su i temi economici, visto che la nostra è un po' una città in crisi, in un periodo di crisi. La scuola ha dato il suo contributo. E ho partecipato al progetto Olivetti e in particolare mi sono dedicata alla mostra in biblioteca. La prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati a ricercare all'interno dell'archivio tutti quanti i libri che erano stati diciamo, realizzati e prodotti dalla casa editrice di Olivetti, ovvero l'edizione di comunità, e ne abbiamo selezionati alcuni che poi dopo abbiamo messo all'interno delle teche nella sala Farini della biblioteca. E poi abbiamo anche parlato anche della sua storia, della biografia e della morte, del suo progetto La editoriale. mostra è iniziata il 22 aprile, che è appunto la giornata mondiale del libro, e finirà il 12 maggio. E sappiamo che noi saremo io, Chiara e Gloria, per le visite guidate, che saranno, diciamo, su prenotazione, oppure saremo lì delle ore 3 volte a settimana. Che cosa vi ha affascinato di più di questo personaggio?
Allora, sappiamo che questo è un personaggio anche molto trasversale, perché non è solo l'ideatore della macchina da scrivere, il figlio di Camillo Olivetti. Sappiamo che era uno degli uomini più importanti d'Italia ed era un personaggio che ha fatto la storia. È un personaggio, Olivetti, che non si studia a scuola, non è appunto del corso di studi, ed è un personaggio da cui abbiamo potuto, diciamo, imparare molto.